Porre l'accento anche sull'aspetto prima di tutto accompagnatorio del fiore. Il fiore ci accompagna tutta la vita, dalla nascita, quando la nostra mamma riceveva dei fiori, fino alla beatificazione, così lasciamo alcuni passaggi, come abbiamo fatto noi per la beatificazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Porrei anche l'accento sull'aspetto interpersonale. Io quando accompagno mia figlia a scuola, c'è sempre una fioraia davanti al cancello e mi chiede sempre di portare i fiori alla maestra. E questa cosa mi ha insegnato di rispolverare il concetto di donazione, di donare qualcosa semplicemente per farlo, senza interesse, senza alcun tipo di altro tipo di interesse. E è un aspetto molto importante perché donare significa predisporsi verso il prossimo e soprattutto instaurare delle relazioni più umane, no? Oggi andiamo tutti di corsa, non abbiamo tante cose da fare, a volte ci vorrebbe un attimo di riflessione e il fiore può essere un gesto con cui poter comunicare qualcosa di semplice ma di importante. Quindi l'aspetto comunicativo del fiore è quasi per noi una missione, noi cerchiamo sì è vero, fare business su sulla trasmissione di immagini floreali, ma cerchiamo anche di rispolverare quel Galateo che noi abbiamo pubblicato sul nostro sito, che ricorda le buone maniere, i sentimenti, le emozioni che possono dare un fiore. E questo per noi è comunque un orgoglio, perché comunque associamo a un prodotto anche un aspetto etico e di importanza personale. Grazie.